Allora, in questo tutorial vedremo come poter quindi poi andare a gestire quelle che sono l'inserimento appunto di documenti come in formato PDF oppure allegare anche immagini che sono state estrapolate appunto dalla vista 3D. Una volta quindi che ho ottenuto quelli che sono i file, i documenti da poter allegare nella tavola e quindi poterle farle stampare anche nella tavola, io ad esempio già mi porto in questa situazione dove io posso aggiungere anche altri elementi. In questo caso, innanzitutto iniziamo appunto ad allegare quello che è un documento PDF. Documento PDF, io vado nella seleziono la mia mio file, faccio apri e ovviamente mi chiederà il numero di pagine, perché il documento può contenere anche più pagine, quale pagine inserire nel documento. In questo caso è un'unica planimetria, un'unica pagina, quindi valore e metto 1. Specificare il punto di inserimento. Il punto di inserimento, posso inserire il punto di inserimento e poi scegliere il fattore di scala. Fattore di scala che mi permette quindi di andare a scegliere quella che è la dimensione, poi rispettando quello che la le proporzioni, e poi valore di dotazione 0. A questo punto vedete mi ha inserito quello che è l'immagine. Poi ovviamente col grip centrale F8 posso scegliere anche di caricare questo documento PDF. E a tutti gli effetti quindi un documento precaricato. Lo stesso discorso vale anche per la gestione delle immagini. Allega immagine, eccola qui. Scelgo quella che è la mia immagine di riferimento, ok, faccio apri. In questo caso posso scegliere di specificare le dimensioni o il punto anche direttamente nella finestra di anteprima. Qua vedere i dettagli dell'immagine, usare il percorso dell'immagine come riferimento esterno e la rotazione posso anche specificare a schermo. Visualizzare o meno il bordo del taglio e così via, quindi sono opzioni. Vado a fare ok, clicco su ok e punto di inserimento. Punto di inserimento, inseriamo il nostro immagine qui. Stesso discorso, ovviamente, è quello di definire quella che è la scala. Andiamo a scegliere una scala che può essere punto 0.5, ok, e automaticamente. Questa è l'immagine che viene importata. Dobbiamo appunto procedere a fare a ritagliare quella che è l'immagine. Mi si basta fare taglia, quindi vado a scegliere che tipo di dato voglio andare, conferma, selezionare il tipo di rettangolo, quindi vado a fare un rettangolo ed ecco qui che me l'ha già tagliata. A questo punto posso procedere anche dal menu CAD a fare appunto una funzione di scala. Scala, seleziono prima l'oggetto, ovviamente l'immagine, poi faccio scala, vado a dare il valore. E quindi scelgo il punto e poi do quello che è il valore. Vedete? Mi si sta scalando ulteriormente quella che è la mia immagine. Posso andare sempre nel menu Home e gestire anche quella che è la qualità dell'immagine. Quindi seleziono l'immagine, valore e posso scegliere quella che è la qualità dell'immagine. Ovviamente anche se vado nella gestione delle immagini trovo qui l'immagine caricata e posso decidere anche in questo caso la luminosità, il contrasto, scegliere o meno se visualizzarla con qualità elevata.